Allora, eccomi qua, buongiorno, buongiorno. Allora, benvenuti in questo nuovo video a casa di Alfi. Iscrivetevi al canale se vi piace il mio canale a casa di Alfi. Vi aspetto in tante perché grazie a voi se io riesco a fare quello che faccio, diciamo, di stare insieme a voi, di chiacchierare e di tenervi compagnia. Allora, è trascorso il mio compleanno, è quello di Pietro. Io ho compiuto 42 anni e Pietro 9 anni, perché in molte non lo sapevano, infatti mi hanno dato gli auguri in ritardo, non lo sapevano che Pietro è nato il giorno del mio compleanno. Però prima di raccontarvi un pochino qualcosa, diciamo, facciamo un po' di Adesso mi chiacchiere. Prenderò anche tante, tante, poi non so. Questo è il mio parere, critiche tra virgolette, però anzi questo prodotto che adesso vi faccio vedere l'ho comprato già da alcuni giorni fa, però non avevo ancora modo di iniziare, anche perché ero sempre in balia delle onde, però ragazze, siccome l'intervento ancora non sono chiamata, veramente mi stanno facendo attendere, non riesco a rintracciare come, sapere quando e come mi chiameranno. Ragazze, io nel frattempo veramente sto lievitando come, non so, sto lievitando, punto. E i dolori si fanno sentire ancora di più, mi sento veramente una vecchia acciaccata. A 42 anni, non è da me perché non sono mai stata in questo stato, ma a livello fisico proprio di salute. E comunque, in tutto ciò, ho deciso di intraprendere questo percorso almeno fino a quando non mi chiamano per l'intervento. Non lo so, ragazze, ho voluto fare questa cosa. Però voglio il massimo rispetto anche sulle mie decisioni. Non è una trovata pubblicitaria, ripeto, quindi è una cosa mia personale che voglio condividere con voi. Mo, a prescindere da tutto, ecco, mi beccherò anche qualcuno che mi dirà non va bene, non va bene, va bene. Adesso in questo momento questo è quello che voglio fare e penso di fare. Giusto un attimo che mi siedo e parliamo tranquillamente. Allora, eccomi qua. Io nel frattempo mi sono accesa la mia candela della Yankee Candle. Ancora non ho fatto nessun acquisto di questa candela, anche se sta per consumarsi, quindi è pochissimo. E vediamo per la settimana di Pasqua di prendere un'altra candela con un profumo più primaverile. Perché questa è ancora quella di Natale, al profumo di Pandoro. Anche se non è proprio un profumo da Pandoro, però è bello comunque. Allora, cosa sto per annunciarvi? Cosa sto per dirvi? Che io, un po' di tempo fa, acquistai una cosa che adesso vi faccio vedere, però, perché comunque pensai, io comunque sto lievitando, ragazze, ero fuori controllo, volevo comunque iniziare almeno comunque a mantenermi. È vero che devo fare l'intervento, però volevo iniziare comunque a non andare oltre a quello che, quindi non so, sono stata un periodo proprio fuori controllo, in depressione, dopo la morte di mia cognata, veramente mi sono trovata in un periodo dove non avevo neanche voglia di fare niente. Sono stata veramente tanto male e quindi questa cosa mi ha portato comunque a mangiare senza controllo, a non prendermi cura comunque della mia persona. Cosa che io magari in precedenza, diciamo, avevo più voglia di fare. Anche se venivano comunque questi momenti, però non erano momenti molto lunghi come questo, perché mi sto rendendo conto che veramente sono dei periodi che non riesco a, cioè un periodo che non riesco a dare uno stop.
Comunque, acquistai queste cose che adesso vi faccio vedere qualche mese fa, in verità, neanche adesso, però anche se l'ho acquistato, contattai una mia amica che diciamo fa proprio queste cose, cioè si interessa di questo e perché io veramente ero decisa, però a un certo punto poi, però io non ho iniziato proprio, cioè alla fine ho provato solo un paio di giorni. Però ho continuato di nuovo sulla mia strada dell'alimentazione proprio fuori controllo. Comunque, nel frattempo ho visto che sono ancora più ingrassata, ma proprio perché mi sento davvero male, sono pesante, mi sento pesante proprio a livello di addome, cosa che io non ho mai avuto, pancia e stomaco. E no, ho detto no. Detto adesso è il momento, anche se dovrò fare l'intervento, non so quando mi chiameranno, può darsi pure che magari se intraprendo questa strada non farò più l'intervento, ragazzi, è tutto un punto interrogativo in questo momento, però comunque a prescindere da tutto io voglio fare questa cosa proprio per me stessa, proprio per, anche se dovrò affrontare l'intervento, non dovrò essere ancora più grassa di quanto ero prima. Di quando sono andata dal medico, perché calcolate che quando sono andata dal medico ero molto più magra di adesso. Quindi non voglio che il medico mi veda e dice: signora, siete ingrassata, e quindi l'intervento poi mi verrà annullato perché comunque ho messo peso. Quindi, mo è tutto un punto interrogativo, ragazze. Quindi adesso vi mostro che cosa ho comprato per me. Già so che mi prenderò tante critiche. Oppure tanti consigli, diciamo, che la pensano in modo diverso, però rispettate anche la mia decisione per coloro che ovviamente non sono d'accordo. E poi magari ci sarà pure chi magari potrà dire io l'ho provato e ripeto, non è una trovata pubblicitaria, è una cosa mia personale, anzi sto facendo pubblicità allo stesso tempo, però comunque voglio condividere con voi tutto e quindi anche questo. Allora, vi mostro cosa ho comprato per me. Allora, ho comprato il frullato dell'Herbalife e la tisana bruciagrassi. Allora, sono rimasta con la mia amica che è rivenditrice comunque di Herbalife. Che avrei intrapreso questa strada, però l'ho fatto, cioè sono solo 2 giorni, però comunque ragazze non ero proprio fortemente improntata su questo. Comprai anche delle patatine, delle chips proteiche, delle barrette, però alla fine anche se le ho mangiate ho continuato a mangiare comunque in modo sbagliato. Poi le mie figlie le hanno mangiate, comunque non vi dico e che cosa è successo. Però ragazze, io personalmente non ce la faccio più. Io sto veramente male e quindi voglio iniziare seriamente perché comunque io li ho comprati e non voglio che comunque sono soldi spesi male. Anche perché nei confronti comunque anche di mio marito che comunque va a lavorare e quindi non è giusto che poi io spenda dei soldi e non ne faccia buon uso. Cioè, nel senso che adesso mi potete anche dire, Alfi, perché non fai una dieta? Alfi, perché non mangi corretto? Ma, allora, questo frullato è un sostitutivo dei pasti. Il problema mio è che comunque io cucinando per tante persone, cucinando per me, se mamma già fa un pasto diverso, mio padre un altro, allora io cucino troppo. Allora, questo per me mi dà modo di comunque di alimentarmi, ma allo stesso tempo di la praticità. Io ho bisogno di praticità perché ho talmente tanto stress mentale che comunque non mi fa pensare anche di cucinare me stessa. Cioè, però comunque c'è da dire che questo non è che lo devo prendere tutti i pasti, è soltanto la mattina o mezzogiorno cena. Devo sostituire 2 pasti in pratica. Poi un pasto, diciamo, lo faccio tranquillamente normale, quindi se la cena o il pranzo. E la tisana. Che adesso farò è una tisana che va presa la mattina con acqua calda, no calda, tiepida e va bevuta sorseggiando
un po' durante il giorno. E poi può essere messa anche un po' in una bottiglia d'acqua che beviamo durante il giorno, così ci aiuta a sgonfiarci. E mi aiuta a sgonfiare, quindi non so, non mi trattengo più perché la mattina, ragazzi, mi alzo con il viso così gonfio, 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 ma sembro. No, ragazzi, ho avuto proprio un'immagine di me proprio ieri mattina che mi sono alzata dal letto perché ho lo specchio di fronte con l'armadio. Ho detto, mamma mia, ma così mi sono fatta, cioè così sono diventata. No, ragazze, io sono decisa e voglio condividere con voi questo percorso sperando che comunque mi porti dei buoni risultati, eh. Non voglio assicurarvi nulla, ma spero che riesco un po'. Cioè, i soldi che ho speso li voglio rendere utili per me stessa. E questa, ragazze, volevo dirvi. Per quanto riguarda in questo momento la mia alimentazione, quale sarà? Una parte. Togliamo da mezzo perché comunque. Allora, quindi, vi ho detto per quanto riguarda quello che voglio fare. Ora, tornando al discorso del mio compleanno, volevo dirvi che io ho compiuto 42 e Pietro 9. Infatti, Pietro è nato il giorno del mio compleanno. Veramente è stato un caso perché comunque nonostante tutto ho avuto un cesareo, ebbi un cesareo. Pietro non doveva nascere il 27 marzo, ma doveva nascere i primi di aprile. Nell'ultima visita il dottore mi disse che disse Alfonsina, vedi che io il 27 marzo, che era di giovedì, perché il giovedì il mio dottore faceva i cesarei e quell'anno capitava di giovedì, disse Alfonsina, il 27 marzo ho preso la giornata tutta per te per far nascere Pietro, quindi mi raccomando, la mattina alle 7 ti aspetto in ospedale per il ricovero. Non dissi nulla al medico che era il mio compleanno, ma neanche per una forma di scaramanzia, ma in quel momento ero talmente emozionata che l'ho voluto tenere tutta per me sta cosa. E quindi dissi, mamma mia, allora il mio regalo veramente divino, Pietro, anche se era un cesareo, veramente è stato un caso, non è stato programmato da parte mia, era veramente che il medico ha detto, cioè mi ha dato questa notizia a mia insaputa e quindi veramente è stato un regalo divino, Pietro, quindi il mio figlio maschio tanto desiderato, diciamo così. E quindi, ragazze, Pietro è nato il giorno del mio compleanno e festeggiamo da 9 anni insieme. E questa è, ragazze, quindi io voglio ringraziarvi comunque pubblicamente, veramente per tutti gli auguri che ci avete fatto, a entrambi. Ora vi metterò anche un po' del mio compleanno, quindi vi faccio vedere un po' della serata. Niente di che, abbiamo spento solo le candeline, abbiamo fatto una torta tra di noi, niente feste e festicciole, quindi solo il simbolo della torta, perché ogni anno è giusto che si spenga la candelina. E questa è, ragazzi, quindi vi farò vedere un po' del mio compleanno. E poi vi farò vedere un po' del compleanno della sorella di papà. Non so, chi mi segue già su Instagram ha visto che la sorella di papà, zia Lucia, ha compiuto 70 anni. Gli hanno fatto una festa a sorpresa ai figli, i miei cugini, e siamo andati lì a sua insaputa. Lei è rimasta contentissima, papà veramente in lacrime per l'emozione. Comunque vedrete un po' il tutto. E niente ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Adesso vi lascio con un po' di video del mio compleanno di Pietro. Poi vedrete anche il regalo ovviamente che è arrivato a Pietro per posta. Quindi cosa abbiamo regalato a Pietro, cosa ha voluto lui per il suo compleanno. Un bacione, al prossimo video a casa di Alfi.
Buon proseguo di video. Un bacione. No, è nato proprio così, dice, lo tagli e cavo sta. Allora Pietro, diciamo quanti anni mi sono a te? 9. E io 42. Mamma mia, sembra ieri che avevo 16 anni. Adesso che mi sentivo una farfalla. Adesso dobbiamo aspettare l'anno nuovo per il nostro compleanno. Eh vabbè, è passato il nostro compleanno, siamo diventati più grandi. Poi per regalo facciamo, poi domani arriverà il regalo che ho fatto a Pietro, che voleva Pietro, e ve lo facciamo vedere, va bene? Quando arriverà? Sì? Sì, domani niente a scuola. Ragazzi, posso andare a scuola, sì o no? Tanti auguri a noi, tanti auguri a noi, tanti auguri mamma Pietro, tanti auguri a noi. Esprimi il desiderio. Sei pronto? Uno, due, tre. Abbiamo spezzato, dobbiamo spezzare la candelina. Spezza la tua candelina. Anzi, no, sono l'unico. Spezza. Ma non è che la devi spezzare, che la devi rompere per forza. Ovviamente sempre torta dallo champagnone, fatta da mio marito. Adesso la tagliamo e la gustiamo. Allora, eccoci qua, ci troviamo al ristorante Pizzeria Carmentita perché stasera festeggeremo il compleanno della sorella di papà, zia Lucia, che è anche la mia madrina di battesimo. Allora, le stiamo facendo una festa a sorpresa, quindi lei non sa niente di quello che sta accadendo alle sue spalle. E comunque stiamo attendendo che venga a momenti. Angelo, ciao. Buonasera. Sei da tutto a posto? Grazie. Ciao zia. Innamorata mi chiede. Ma ricordi mia zia? Allora Pietro, siamo al compleanno di zia Lucia. Mangeremo una buona pizza perché siamo in una buona pizzeria, la Carmentita. Non lo so. È arrivato il regalo. No, 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 no.
Zia Maria, ti sei emozionata? No. Oggi ti emozionate. Auguri. Grazie. Sei emozionata. In tutto ciò, Pietro, che cosa vuole? Che cosa vuoi? La pizza! Allora, devi aspettare, abbiamo fatto tanti auguri a Zia Lucia, adesso stanno facendo la pizza, va bene? 10 secondi. 10 secondi? Sì, non vedo una pizza si cuoce. Allora, mo' basta. Comunque la pizza è buonissima, della Carminzita. Pietro, allora, hai mangiato bene? Sì? Buona la pizza! Allora, eccoci qua, è arrivato il pacco per il compleanno di Pietro. Sì! Allora, avete già intravisto, eh? Airup non ci paga, però. Vabbè, però vogliamo far vedere che cosa gli è arrivato per il compleanno. Che cosa ha scelto Pietro per il compleanno? Allora, ha scelto di farsi regalare l'Airup, che è... Una borraccia dove, mettendo delle capsule, non so come chiamarle, sono pod. Dei pod all'interno, sfruttano l'olfatto e il neurone nasale. In realtà semplicemente hanno l'odore di quello che vorresti bere. Quindi è tutto il cervello che fa poi. Quindi berrà acqua, ma allo stesso tempo con i gusti che a lui piacciono. Che gusti ha preso Pietro? Coca-Cola. Questa Coca-Cola e dentro la borraccia è uscito quello a pesca. Ah, che bello! Facciamola vedere. Wow! È proprio quella che volevi! Sì! Che bello! E qua si mette il pad. Intorno. E... fai così e... Bella, sei contento Pietro? Sì, ma proprio contento della vita. Sei contento della vita? Eccolo qua il pod. Ah, sta proprio di cola, ti capi qualcosa. Magari questo non sa di buono e devi lavarlo. Oh, aspetta, però dobbiamo lavare prima la borraccia e poi la userai. Che la usi già così? Che cosa aspettate? Oh my god. Grazie di aver guardato il mio video, grazie che mi seguite sempre. Iscriviti a Casa di Alfi se ti piace il mio canale e attiva la campanellina. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a Casa di Alfi!